Santa Virgin. Tragedia colpirà il Papa. Persone lo tradiranno e lo condurranno alla morte. Un messaggio di dolore e di speranza viene rivolto dalla madre addolorata che annuncia tempi bui ma rassicura comunque i propri figli. Con un cuore materno colmo di dolore e di preoccupazione, la madre addolorata si rivolge a noi, annunciando un futuro intriso di tragiche vicende e di persecuzioni per i fedeli. Le sue parole, cariche di angoscia e di speranza, ci invitano a prepararci a tempi bui, ma allo stesso tempo ci rassicurano sulla presenza costante di Dio e sulla sua infinita misericordia. Leggiamo il messaggio. Cari figli, il dolore avvolge il mio cuore mentre guardo il futuro. Entro la fine di quest'anno, una tragedia colpirà il nostro amato Papa. Persone ingrate e traditrici si solleveranno contro di lui e lo condurranno alla morte. La mia anima è straziata da preoccupazioni e sconcerto. Ma anche nel buio più fitto, non perdete la speranza, perché il Signore regna sovrano. I fedeli saranno perseguitati per aver difeso la verità e la giustizia. La nostra nazione sarà travolta da terribili eventi e gli accordi presi porteranno dolore e sofferenza per i più deboli tra voi. La Chiesa del mio Signore è minacciata da una tempesta imminente, e voi, uomini e donne di fede, dovete resistere. Gettate le reti della verità e difendete coloro che sono caduti nella trappola delle menzogne. Io, vostra madre addolorata, sono qui per guidarvi, ma il cammino sarà arduo. Ascoltatemi, perché vi porto verso la santità, anche se il peso del dolore è grande. Non scoraggiatevi, perché chi è con il Signore non sarà mai sconfitto. Io soffro con voi e vi prometto il mio aiuto. Avanti, coraggiosi guerrieri della fede, perché anche in questo momento buio, una pioggia di grazie celesti scende su di voi. Continuate a seguire il sentiero che vi ho indicato, con fiducia e determinazione.